Ciao, questa è l'ultima puntata della rubrica Magiche Fruste. Ora vi farò vedere un esempio di interpretazione della polca. Vi farò vedere due parti di polca cioccate. Innanzitutto la postura, quindi noi cerchiamo di stare il più fermi possibile con tutto il busto, tranne che col braccio che useremo per cioccare. Mano consigliabile tenerla sul fianco. Partiamo con la musica. Partiamo con la stesa. Giro vuoto. Romanata laterali. Due laterali. Slegata. Legata. Tesa. Giro vuoto. Quattro ciocchi. Romanata. Slegata. Legata. Questo era un esempio di come si poteva interpretare una polca. Vi ringrazio, ci sentiamo e ci vediamo per la prossima volta.